Buonasera. Io non partire dal fatto di un campione come Pogba, che oggi sembrava dovesse essere la sua serata, invece insomma la stagione poteva iniziare, una stagione che non è mai iniziata, forse è finita. Credo di sì, vediamo l'entità dell'infortunio, purtroppo mancano 15 giorni, speriamo che non sia niente, lo aspettiamo perché comunque anche a livello umano il ragazzo aveva lavorato bene, voleva rientrare, voleva stare, era già rientrato e stasera è una bella occasione. Mister, ma cosa ha portato a cambiare la valutazione dalla conferenza di ieri a oggi e cosa l'ha spinta a puntare sul ragazzo? Ma io da giovedì che ho deciso che Pogba avrebbe giocato questa partita. Quindi soprattutto per testarlo e soprattutto perché era una partita che si poteva giocare nella metà campo della Cremonese e quindi c'era bisogno di tecnica e di fisicità e lui ha queste caratteristiche. Mister, una vittoria importante per la classifica, per il morale in vista del Siviglia, lo si è visto che ci teneva in particolare questa partita dalla formazione titolare, non ha fatto turnover, non ha rinunciato? Ma perché per dare importanza a questa partita ho scelto la formazione migliore, non è questione di turnover, era importante scegliere la formazione migliore per affrontare questa partita, molto semplice. Ma è bella partita, in Europa League, a semifinale, loro sono molto forti in casa. Bisogna rimanere lucidi e sapere che la partita dura 95 minuti, quindi bisogna stare dentro la partita. Mister, le chiedo un commento sulla prestazione di Federico Chiesa. Il primo tempo ha avuto un po' più di difficoltà, il secondo tempo ha fatto molto bene. Grazie. Grazie a voi, buona serata. Ciao, buona serata. Questa è stata una stagione forse complicata per te, Portolino, dal punto di vista personale. Non so se ti abbia offerto quello che ti aspettavi, però siamo alla fine di maggio e potresti trovarti con un mondiale in più. È un titolo europeo, comunque la regola è una stagione particolare, no? Sì, non sarebbe male raggiungere anche il campionato europeo. Sicuramente speriamo di fare bene giovedì per raggiungere la finale, che è il nostro obiettivo da raggiungere. Siccome si è detto tanto il rapporto tra te e il mister, un po' la giornata di Pasquetta, tutto il resto, se puoi dirci tu dal tuo punto di vista invece, che feeling si è creato, se si è creato, come in qualche modo hai provato a dare comunque il tuo contributo quest'anno? No, abbiamo chiarito le cose quando sono successe, abbiamo parlato, lui ha dato la sua idea, io la mia, e poi da lì andiamo avanti insieme, ci siamo detti quello che dovevamo dirci, forse, ma ora, come ho detto prima lì, andiamo avanti insieme, abbiamo gli obiettivi da raggiungere, e penso che andiamo con tanta fiudicia dopo questa vittoria. Come giudichi la tua stagione? Hai fatto forse un po' fatica ad ambientarti anche per alcuni problemi fisici, però in questo periodo stai migliorando? Si vede. Sì, l'ho detto sempre, purtroppo è andata così, i problemi fisici, come dici, ce li avevo da inizio stagione, però penso che nel calcio e nella vita i momenti passano, anche quelli meno buoni, e adesso sono contento e spero di finire il campionato e la stagione migliore di molto. Leo, che partite aspetti invece giovedì, riguardando il controllo l'andata, cosa servirà fare meglio invece sui punti? No, sicuramente dobbiamo fare molto meglio di quello che abbiamo fatto l'andata, e oggi penso che abbiamo fatto la partita che volevamo noi, e da domani prepareremo nel migliore dei modi la partita di giovedì per fare una buona gara. Leandro, ti chiedo, il futuro ti vedi ancora con la maglia della Juve? Non lo so, io solo penso a finire bene la stagione, a fare bene queste partite, a raggiungere i nostri obiettivi e poi a giugno-luglio vediamo cosa accade. Grazie. Grazie a voi.